Yes, cari miei, sono tornata su YouTube per dirvi che ci trasferiamo di nuovo all'estero. Dopo aver lanciato una notizia bomba su Instagram, se non mi seguite vi lascio qui sotto l'account, mi raccomando andate a seguirmi nelle stories, vi racconto tutto per filo e per segno anche delle prossimi passi della mia famiglia. Praticamente sempre per il lavoro, legato al lavoro del mio compagno e un po' anche per ormai la nostra lifestyle, cioè il nostro stile di vita. Io era troppo tempo, ero quasi 3 anni praticamente che non prendo voli da 3 anni, che se solo ci penso mi viene, non lo so, l'ultimo volo che ho preso è stato novembre appunto 2019, quindi immaginatevi cosa vuol dire per me. Soprattutto non viviamo all'estero, cosa che ho sempre fatto praticamente negli ultimi 10 anni, in tutta la mia vita. Ho vissuto in Brasile, in Norvegia, in Angola, a Londra, ho vissuto veramente dappertutto. E adesso siamo per trasferirci di nuovo, almeno un anno, probabilmente due, andremo a... Anzi, avevo fatto anche un sondaggio su Instagram, lo so che mi odiate quando faccio così e sto per dire le notizie e poi alla fine non le dico e schippatevi, fammi sapere. No, dai, d'accordo, ve lo dico subito, ci trasferiamo a Londra, nuovamente a Londra, andremo tutta la famiglia stavolta, ma tutta la famiglia, anche il piccinino qua dentro, il piccolino o la piccolina. Se avete visto il mio profilo Instagram sapete se è maschio o femmina, se non l'avete visto andate subito a vederlo e fate un like se vi va. Comunque sì, ci trasferiamo per un anno a Londra e sarà una bella avventura, perché dovremo cercare casa, perché dovremo cercare la nanny, la tata, dovremo cercare il nursery, cioè l'asilo nido per Dudu, che ha 2 anni e 2 mesi in questo momento, il mio primo figlio, quindi cioè il nostro primo figlio. Sarà bella impegnativa e sicuramente vi porterò con me qui su YouTube e vi porterò con me anche su Instagram. Instagram, diciamo, è più un dietro le quinte ogni giorno, mentre su YouTube, come sapete, non pubblico proprio spessissimo, però vi do degli aggiornamenti doc. E questa volta sarà molto diversa dall'altra volta, perché l'altra volta che sono stata nel 2018, un anno praticamente, dal 2018 al 2019, in tutto ero da sola, non avevo figli. Da sola nel senso che avevo il mio compagno, ma comunque non ero andata insieme al mio compagno. Avevo condiviso la casa con amiche, la mia migliore amica e altre persone, tra cui anche una ragazza inglese. Avevo molto più tempo libero perché avevo comunque un lavoro online, ma me lo gestivo, come ben sapete, come freelance, tipo gestire i progetti e il tempo del lavoro, che è una delle cose positive, una delle poche cose positive del lavoro freelance con partita IVA. E insomma è stato molto molto diverso, mi sono dovuta trovare la casa io, avevo un budget molto inferiore, non avevo benefit di nessun tipo, ho dovuto trovarmi un lavoro lì anche come insegnante di italiano, quindi è stato tutto completamente diverso. Questa volta andiamo in famiglia, andiamo come expat, che è diverso da espatriato, da expat inteso come migrante espatriato, ma è proprio l'azienda italiana che ti manda lì con un contratto e quindi che ha dove hai determinati benefit, corsi pagati, alcuni benefit come per esempio la casa, l'affitto della casa pagato dall'azienda, abbiamo un'assicurazione medica appunto sempre a sostegno del contratto di lavoro estero che ha mio compagno, è limitato nel tempo, quindi per il momento un anno, poi chi lo sa vedrà e quindi sarà completamente diverso. In più siamo in famiglia, quindi abbiamo un bambino piccolo di 2 anni e 2 mesi. Io sono super incintissima, quindi un pancione, ormai sono fin dal quinto mese. Qui nascerà a inizio aprile, la due date, come dicono gli inglesi, appunto è il 4 aprile, quindi insomma io dovrò trovare anche l'ospedale, tutto quello che concerne la vita di famiglia. Quindi sarà un'avventura completamente diversa che io non vedo l'ora di fare, non vedo l'ora di farvi vivere insieme a me. Quindi seguitemi nel canale, iscrivetevi perché tanto è gratuito e cercherò sempre... tramite gli shorts di YouTube, ma più che altro con dei video mirati, come sapete che faccio io, cioè cosa serve per esempio iscriverci alla NHS, che serve NHS, che è il sistema sanitario inglese, siccome lo farò io in prima persona, come sempre in tutti i video che ho fatto dalla Norvegia all'Africa a Milano, ovunque vi ho sempre detto il mio punto di vista, ma con l'esperienza personale vi farò dei video anche su questo. Quindi se avete anche delle domande su trasferirsi a Londra, come fare, come non fare, eccetera eccetera, fatemele già adesso, così io mi documento e poi vi faccio altri video su YouTube. Spero che questa notizia vi sia insomma, non so se ve l'aspettavate, ho fatto anche un sondaggio su Instagram che tipo Parigi, Londra, Berlino, Lisbona, molti avete detto Parigi
In realtà era papabile anche quella, ma chi lo sa, magari in futuro. Sono super super contenta perché poi Dudu parlerà inglese e prenderò una nanny, una tata che parla solo inglese, la scuola solo in inglese, quindi sono super super gasata di vedere il suo bilinguismo, che per il momento è un po' così col portoghese, l'inglese l'abbiamo accantonato per un po', invece adesso prepotente rientrerà nella sua vita. Mi ringrazierà in futuro, forse adesso non molto. Va bene, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, un bacio e al prossimo video. Ciao!